sono cominciati ieri sera gli allenamenti delle Bisenti Calcio stagione 2015-2016 in vista del campionato di prima categoria. I rossoblù, dopo la passata stagione non troppo edificante, almeno per la seconda parte del campionato, saranno guidati non più dal bomber, dal mister Lucci, ma da un nuovo arrivato, sì, il signor Massimo De Fulvis. Speriamo bene per il Massimo. E sì, un mister arrivato dal Ponte Vomano, dove fungeva da vice mister, così si dice, negli ambienti sportivi. Portando in dote il preparatore atletico Giuseppe Cervino e qualche giovane atleta. A sentirlo, vederlo nel muoversi, obiettivi ambiziosi e voglia di proseguire l'inizio di un nuovo ciclo dopo i 4 anni della direzione Lucci. Ma, come dire, passiamo ad altro. Nell'incertezza più totale, perlomeno i sentori sono negativi, ma l'importante è partire, poi le cose si aggiusteranno strada facendo. Oggi nel calcio bisentino non parliamo del centravanti o del calcio mercato o del nuovo mister. Tutto il calcio giocato passa in secondo piano ed invece si parla delle proteste arrivate da fuori paese per i troppi calciatori che hanno lasciato abbandonato la squadra per approdare ad altri lidi. Una squadra ridotta ai minimi termini che a giudizio di molti tifosi non arriva a Natale, mentre l'anno scorso a Natale stavamo ai piani alti della classifica facendo tremare i polsi a chi che sia. Diciamo pure che i due tecnici arrivati mi hanno dato una ottima impressione, bravi, preparati, vogliosi di fare, lavorare, accattivarsi le simpatie e la fiducia dei giocatori, come dire, speriamo bene. Quella del Bisenti Calcio è una storia che viene da lontano e precisamente dal 1933, avvincente, con una grande storia alle spalle che tiene ancora i tifosi con il fiato sospeso, poi ancora c'è ancora la storia dei supporter che non ancora si fanno vedere. Dove sono finiti? Vediamo. Si sta cambiando, poi ci sta un altro ragazzo, Domenico Ruggeri, che è un giovane, anche lui inizierà a far parte del gruppo, poi state facendo, vediamo. Vi volevo presentare Giuseppe Cervino, che è il mio collaboratore, e anche, quindi fa parte anche lui di questo gruppo, curerà soprattutto la parte atletica, è bravo, è specialista anche nel recupero infortuni, quindi allenamenti differenziati e quant'altro. Domani sera, prima che me ne scorda, anzi prima fatemi presentare i nuovi arrivati di Claudio Matteo e Gianluca Di Donato, più poi mi sono scordato di dire che il gruppo ci sta pure Edostiglio Stefano, che però si è infortunato al piede, infatti però è a disposizione, però purtroppo c'è il piede lungo e non si può allenare. Niente, volevo dirvi che domani sera di andare a partecipare a questo memorial, anche per spirito di collaborazione, anche per insomma, perché condividiamo la manifestazione, quindi ci fa piacere partecipare. Sarà un motivo per me di vedervi in mezzo al campo. Comunque in questi primi giorni non forzeremo la mano, ma sarà solamente un risveglio muscolare, diciamo, una rimessa in azione, quindi servirà insomma a rimuoverci dopo 2-3 mesi. Questo è il primo giorno di allenamenti. Non nascondo che partiamo tra mille difficoltà e mille incognite. Vedo anche un po' nei vostri occhi un po' di preoccupazioni legittime, e noi siamo anche noi un po', come posso dire, con gli occhi aperti a scandagliare il mercato. Come ha detto Massimo, stiamo valutando l'acquisto di 2 o 3 giocatori che possano integrare il gruppo, anche per tranquillizzare e rassicurare già quelli che fanno parte della rosa. Noi ce la mettiamo tutta. Capiamo che è stato un periodo un po' delicato, qualche addio di troppo ci ha spiazzato, forse noi abbiamo atteso un po' troppo, però non vogliamo che questo bel gruppo, questa bella squadra, che comunque rappresenta una realtà importante della Vallata, non vogliamo che si sgretoli, e quindi noi ce la mettiamo tutta per andare avanti. Vi auguro in bocca al lupo e speriamo di raccogliere ottimi risultati come l'anno scorso. Thank you.
benvenuto a Bisenti. Grazie, grazie. Come ha trovato la squadra? La squadra, quei pochi rimasti, diciamo che la squadra l'ho trovata un po' frastornata da questo episodio che è successo durante, in quest'estate di fuoco, diciamo, forse definiamola un po' così. Però spero che con l'impegno della società, l'impegno e anche la volontà di far bene dei ragazzi si possa sopperire a queste mancanze, anche e soprattutto a quelle che erano inaspettate perché arrivate proprio all'ultimo minuto. Però, ripeto, io sono nuovo e rispetto la volontà di tutti, ognuno fa quello che vuole. Io cerco di metterci tutto l'impegno possibile, abbiamo cercato di fare uno staff di categoria superiore, spero che questi ragazzi lo capiscono e che possa essere di sprono per loro per impegnarsi di più negli allenamenti. Che cosa si propone il mister Massimo? Forse i massimi, a parte... No, i massimi qua, c'era già un mister, c'è un mister Massimi qua che tra l'altro mi ha pure allenato, era una brava persona, altresì un bravo mister. Mi propongo di fare il meglio possibile di quello che mi verrà messo a disposizione dalla società. Sicuramente la prima categoria non è un campionato facile, voi l'anno scorso l'avete già fatta e conoscete bene i livelli e le difficoltà di questa categoria. Però io non mi scoraggio assolutamente, anzi sono uno grintoso e uno volenteroso di fare bene. Le difficoltà invece che abbattermi mi fanno andare più in alto. Gli obiettivi? Gli obiettivi richiesti alla società sono quelli di fare un campionato tranquillo e divertirci, soprattutto divertirci. E portare al campo allegria e cercare di far rimanere le tensioni a casa. Quindi diciamo che ho a disposizione una rosa di attualmente sulle 21-22 unità. Spero di poterla aggregare con altre 2-3 unità di livello in modo da poter fare un campionato tranquillo e dignitoso. Parlando di arrivi, ci sono delle partenze? Ci sono state delle partenze in quest'estate, sicuramente la voce popolina di Abisenti è girata. Che abbiamo cercato di trattenere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Faccio a questi ragazzi che non fanno più parte di questa cosa il più grande in bocca al lupo e spero per loro tanta felicità ovunque loro vadano, se continueranno a giocare. Questi arrivi sarà difficile rimpiazzare perché sono degli elementi importanti, però ripeto, noi non siamo qua, facciamo la nostra strada, vedi, oggi abbiamo iniziato con qualche giorno di anticipo, giusto appunto per vedere come stanno le cose. Porta una maglia del Ponte Vomano. Sì, perché perché per motivi di organizzazione non mi sono riuscito a vedere col presidente per la consegna del materiale, quindi prima sera porto quello che dell'anno scorso porto. Diciamo. Mister, in bocca al lupo. Crepi. Allora, presidente. Il presidente non sono io. Che c'è di nuovo? Sotto l'albero. Oggi nel sole, si diceva. No, oggi veramente non è pure nuvoloso. Che c'è di nuovo? Di nuovo ripartiamo da zero, tra mille difficoltà, tante incognite, tante incertezze. Abbiamo avuto dei problemi negli ultimi giorni legati a cessioni o quantomeno a abbandoni eccellenti. È dura ripartire quest'anno. Abbiamo dei problemi che non ci aspettavamo di avere. Pensavamo che era tutto tranquillo. Siamo partiti con un nuovo mister dopo che il mister Lucci ha dato le dimissioni dopo 4 anni di altissimi livelli. Coronati con una promozione, una salvezza in prima categoria, cioè anni veramente belli. Quest'anno si riparte da zero, per adesso ci sono tante cose da migliorare. Si dice che Panzone è rientrato. Gian Andrea sì, ci ha detto qualche giorno fa, dopo che comunque aveva comunicato a Massimo che sarebbe rimasto, comunque ha preso la sua decisione di andare via qualche giorno fa. Quindi sono, quanti nuovi ci sono nella squadra? Ci sono due ragazzi da Ponte Vomano che ha voluto fortemente il mister De Fulvis, un ragazzo di Basciano e poi abbiamo il figlio del Ruggeri, dell'amicizia, che viene dalla Malfino, e Stefano Biferi, sì. Tex, che viene pure dalla Malfino.
E in più abbiamo, siamo in trattativa per altri acquisti adesso. Vediamo di dare al mister una squadra un po' più forte. Manca chi fa i gol? Beh, rispetto all'anno scorso mancano parecchie cose per adesso. Non solo chi fa i gol. Manca anche un clima un po' più sereno, gradevole. È nuvoloso, solo perché è nuvoloso? Sì, solo perché è nuvoloso. Che intendi per sereno? Per... Beh, non, a me non piace a nascondermi o a mettere testa sotto la sabbia. Ci sono dei problemi. Che problemi ci stanno? Che tipo di problemi? Economici, no? Anche economici. Poi, ovviamente, la qualità un po' rispetto all'anno scorso è scesa. La qualità proprio tecnica dei giocatori. E non è facile rimpiazzare tutti perché, ti ripeto, abbiamo un Pangione ci ha comunicato 4-5 giorni fa che andava via. Quindi è un momento difficile a cui cerchiamo di sopperire anche facendo leva su delle... Chi ha approdato Pangione? Ma non lo so e sinceramente non mi interessa saperlo e nemmeno conoscerlo. Chiudiamo qua, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Come ci si sente a retrocedere? È bello retrocedere. È bello perché? Perché non devi pensare a nulla, sei tranquillo, sereno, senza problemi, ti alleni e basta. Che rotonda. È più bello, più divertente, da là sono partito. Ma devi fare i gol. Ci proviamo. Se Di Vincenzo mi passa la palla io li faccio. Ho capito. Non è colpa mia se ne faccio, se me la cacca tu. Che maglia indossi? Che numero? Ah, non ho idea, lo decide il mister. Gli piacerebbe portare? Ah, a me dall'1 all'11 tutte quante vanno bene. Anche il numero 1. Porco Giuda, l'ho fatto pure. Problema ci sta. Lo so.